Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere come sfumare correttamente il trasparente a bomboletta. Segui Flavio, tutto pare, è impossibile sbagliare, un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Oggi voglio farvi vedere come sfumare il trasparente a bomboletta, ovviamente il 2K che ha una certa resistenza, soprattutto per le nostre auto, la parte esterna è consigliato il 2K, per non rifare tutto il pezzo, perché è una cosa che ovviamente è molto più difficile rifare un parafango, uno sportello, un paraurti completo, piuttosto che farne un pezzettino, specialmente se il danno è molto localizzato. Io per comodità ve lo faccio vedere su un parafango, ma si può applicare al paraurti, insomma qualsiasi cosa, per ottenere una sfumatura perfetta, e soprattutto vi presento anche il nuovo diluente per sfumature a bomboletta di vernicispray.com. Andiamo subito a lavorare e vediamo come si fa. Ecco, per esempio, io ho un danno di questo tipo, diciamo una strusciata su un muro, per esempio, ha un angoletto di un parafango intero, vedete? Non c'è bisogno di farlo tutto quanto perché è un pezzettino che a livello di fai da te si può provare a sfumare il trasparente, quindi arrivare fino, diciamo, a questa parte qua. Ovviamente ricordatevi sempre che non potrete mai limitarvi a questo pezzettino, magari incartando così, perché viene una schifezza, ve lo dico prima. La sfumata si intende sempre ad aumentare di più la parte che vi interessa. Se per esempio, ecco, questo è il danno, come in questo caso, tenete presente che con la sfumatura arriveremo più o meno qua, diciamo una ventina di centimetri oltre il danno, sempre se non bisogna stuccare. Se dovete stuccare, dare il fondo, il colore, il trasparente, la sfumata arriva qua, quindi già non conviene quasi più. Ma in questo caso, siccome il danno è minimo, andiamo a lavorare e vi faccio vedere come si fa la sfumatura perfetta. Allora, per prima cosa, con una 400 vado a cercare di eliminare il più possibile il danno, tenendomi più circoscritto possibile. Quindi vado a fare questo lavoro qua, carteggiare il più possibile fino a che il danno non scompare. Ovviamente se vedo che non scompare, che bisogna stuccare, che rimangono delle asperità, stuccheremo. Adesso io provo. Oh, c'è materiale a sufficienza per poter portare in piano, non c'è bisogno che stucchi. Perfetto. Ho livellato, ho fatto sparire tutte le righe, ancora un po'. Vedete come già da qua sono finito qua giù? E mano a mano vedrete che mi allargherò ancora di più. Purtroppo per fare questo tipo di riparazione invisibile bisogna fare questa procedura. Adesso, dopo la 400, nel mio caso, rifinisco con una 600, allargandomi leggermente per andare oltre i segni della 400. Non devo indugiare oltre, devo soltanto togliere i segni della carteggiatura precedente. Perfetto, va bene così. Adesso mi allargo con una Scotch Bright. Acqua. Paglietta Scotch Bright grigia e mi allargo un pochettino. Perfetto. Prima di pulire qualsiasi cosa, lucido questa parte qua con pasta abrasiva. Ok, asciugo. Perfetto. Adesso sono pronto a verniciare. Vado a sgrassare con sgrassante antisiliconico per carrozzeria. Quindi pulisco bene. Perfetto. Ecco qua. Oh, adesso, nel caso in cui fosse un autoveicolo, quindi una vettura, bisognerebbe incartare qua sul cofano per non sfumare e oltre il parafango, ma il pezzo da sfumare non va assolutamente incartato, comunque al massimo si può incartare a lungo in questo modo qua, perché se ci va a finire il fumo poi fa lo scalino, invece noi comunque dobbiamo lucidare, se ci va un po' di fumo qua poi lo lucidiamo tutto insieme, quindi non incarto nulla. A questo punto bisogna iniziare con dare il colore, quindi con la base opaca, quindi parto e vado a dare il colore limitatamente. A questo punto vi faccio vedere come si fa. Solita bomboletta del colore a campione, questo è il British Racing Green, e vado a dare una mano leggera da questa parte verso la punta, cioè nel senso non faccio da qua verso l'interno perché allungherei con i fumi anche la sfumatura, ma vado da qua
verso l'esterno. In questo modo qua tutti i fumi vanno via e quindi rimango molto più circoscritto sulla parte da sfumare. Ok, lascio asciugare. Una volta asciutto vado a dare la prima mano piena. Passati 2-3 minuti che è opacizzata la parte che ho, diciamo, spruzzato, vado a dare la prima mano piena, che va leggermente un po' più in copertura, quindi abbondo un po' di più. Ok, perfetto. Di nuovo lascio asciugare e mi preparo poi per la seconda mano. Ok, ultima mano. Ok, perfetto. Siamo in copertura, lascio così, vedete? Mi allargo leggermente con il colore, proprio per fare quell'effetto, diciamo, sfumatura, vedete? Ecco, così, a posto. Aspetto che si asciughi e poi andiamo a dare il trasparente. Ok, adesso come vedete è tutto asciutto, opacizzato. Vado con un panno antipolvere a togliere lo spolvero che si è depositato, appoggiato leggermente, dopo la parte che abbiamo verniciato. Quindi i fumi di verniciatura, perfetto. Una volta tolti questi, vado a dare il trasparente. Qui, diciamo, la parte più facile l'abbiamo fatta, adesso col trasparente bisogna stare un po' più attenti. Prendo questo qua, il Next Clear 2K, con l'attivatore qua, lo inserisco sul fondo, premo con forza fino a che non fa questo effetto molla, diciamo, e agito per circa un minuto. Vado a dare il trasparente sempre da qua verso fuori, mai verso di qua, perché se no non riusciamo poi ad amalgamare i fumi che rimangono della bomboletta. Se con i fumi della bomboletta sono arrivato qua, col trasparente dovrò partire da qua, quindi leggermente più su. Faccio degli spruzzettini di prova, sempre importanti, diciamo il primo tratto buttatelo sempre. E comincio a dare una prima mano anche per regolarmi sulla porzione e comincio, ecco, questa è la prima mano, vedete, semilucida, va benissimo così, e aspetto 5 minuti che evaporino i solventi. Dopo 5 minuti vado con la prima vera e propria mano. Allora parto da così, comincio a bagnare, vedete, deve risultare subito bello lucido, bagnato, come dico sempre io, perché sennò poi non lo riprendiamo più, ecco, a posto. Perfetto, quindi avete visto da qua che era il danno, siamo già arrivati fino a qua, almeno col trasparente. Aspetto 10 minuti, come da scheda tecnica, e vado a dare poi l'ultima mano. È ancora fresco ovviamente perché è appena spruzzato, però sono passati 10 minuti, quindi è il tempo sufficiente per poter dare la seconda mano. E vado, cercando di rimanere circoscritto a dove ho dato la prima. Ok, adesso quando è fresco viene il giochino carino. Prendo il mio blender di sfumatura, un solvente particolare che dovrebbe riuscire a fondermi i fumi del trasparente nuovo con il trasparente vecchio. Agito, qualche spruzzettino di prova e vado a fare in questo modo qua, guardate. Gradatamente fino a rendere lucida questa parte qua. Non esagerate perché questo, essendo liquido, tende a colare. Cioè, è come l'acqua praticamente, molto liquido. Vedete come si sta già raccordando? Poi ve lo faccio vedere da vicino. Oh, è proprio un bel prodottino questo qua. Ok. Vi faccio vedere come è venuto. Vedete? Qui è dove abbiamo spruzzato, poi gradatamente passa fino a qua. Oh, come potete vedere, leggermente qua ci sono i fumi del blender, ma è un solvente leggerissimo, quindi poi lucidando, la parte finale sarà lucidare, viene un risultato completamente invisibile. Aspetto che asciughi 24 ore e poi andiamo a lucidare. Pezzo, io me lo sono messo in piano per comodità di video soprattutto, però sarebbe meglio farlo da montato. In questo caso io non lo posso montare, quindi lo facciamo da qua. Allora, la parte che dobbiamo
diciamo, lucidare questo segmento qua, perché va dove il fumo del trasparente fuso con il blender. Io la faccio sul lucido, quindi ho lucidato, e quindi automaticamente sul lucido qualsiasi cosa attacca poco. Quindi io vado a levare i fumi con una operazione di lucidatura delicata. Quindi utilizzerò una pasta che non sia molto aggressiva, tipo questa, tipo la Superfine S della 3M, tipo la Rupes gialla, per esempio. Queste paste così. Ne metto un po'. Un tampone, diciamo, medio duro, bugnato, ondulato, liscio, come volete, però non lana e non tamponi molto aggressivi, e vado a lucidare. Asciugo e controllo. È perfetto. Si è amalgamato subito con il resto della verniciatura ed è venuto un lavoro perfetto. Ve lo faccio vedere. Eccolo, finito, lucidato, l'ho messo anche alla luce, vedete? Non c'è più il segno della sfumatura in tutta la sua lunghezza. Vi ricordate, abbiamo sfumato qua? Guardate che bello. Non c'è neanche più il danno, ovviamente. Era qua, abbiamo risolto tutto il problema. Anche al sole, vedete? Non si vede più la sfumatura, l'opacità, qualsiasi cosa. Non si vede proprio l'attacco. Sfido chiunque a trovarlo una volta montato. Ecco qua, prima di tutto voglio spendere due parole su questo nuovo prodottino, il Next Blend. Perché? Perché è un diluente per sfumature molto 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 buono. Vi dico, l'avete vista, la sfumatura che ho fatto l'ho levata facilmente con un passaggio solo di lucidatrice e non ha lasciato quei tipici puntinature, pallinature, diciamo, che lasciano alcuni tipi di solvente per sfumature, quelli diciamo meno professionali, meno buoni, ma che si usano anche in carrozzeria. Io ne ho viste tante, ne ho fatte tante, ho fallito mille volte sulle sfumature, fino a poi ad affinare questa tecnica che vi ho fatto vedere, che con me funziona alla grande. Il trucco è semplice fondamentalmente. La tecnica che uso io è lucidare. Ovviamente la parte lucidata deve essere quella su cui vanno a finire soltanto i fumi, sia del trasparente che sia del blender, cioè dove si va ad amalgamare, a squagliare questi fumi, a renderli, diciamo, uniformi con il resto della verniciatura. Il colore più è scuro, come questo caso verde scuro, nero, blu scuro, e più è difficile, più il colore è chiaro e meno la differenza poi si nota. Ovviamente non esiste soltanto questo tipo di sfumatura, ne esistono svariati tipi. Una piccola attenzione che dovete fare se utilizzate questa tecnica è quando andate a lucidare. Come vi dicevo mentre l'ho fatto, utilizzate un tampone medio duro, non fate troppa pressione, e una pasta morbida o addirittura un polish, perché si leva anche col polish. Si può lucidare anche a mano, perché è una sfumatura che rimane leggera, appoggiata leggermente sopra, quindi strofinando bene si riesce a toglierla anche a mano. Niente, alla fine c'è poco altro da aggiungere, insomma i trucchetti ve l'ho detti tutti mano a mano che lavoravamo. Vi lascio in descrizione i link dove potete trovare sia questo che tutti gli altri prodotti che ho utilizzato su vernicispray.com. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come imparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.